Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui questa sera ad assistere alla presentazione del libro di Eleonora Bianchini, il libro che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere. Eleonora è una giovane giornalista, nonché blogger e scrittrice emiliana, che attualmente vive e lavora a Milano, dove collabora con Il Fatto Quotidiano e anche con Blogosfera, quindi scrive quotidianamente anche in rete. Questa sera appunto l'abbiamo invitata per presentarci questo, diciamo, scomodo libro. E io, prima di passarle la parola, volevo leggere una piccola recensione che ho trovato in rete del suo libro, che mi sembra abbastanza ben rappresentativa. Allora, il libro della giornalista del Fatto, Eleonora Bianchini, è la storia del lungo percorso della Lega Nord dal 1989, quando Bossi proclamava di riconoscere la Padania quale unico Stato ed era un partito d'opposizione, fino ai giorni nostri, dove ritroviamo lo stesso Bossi al governo di quell'Italia che diceva di non riconoscere come Stato. Trattata da tutti, politologi e sociologi in testa, più come un fenomeno folcloristico che non come una realtà politica ben strutturata che raccoglieva già da allora i malumori e le paure della gente del Nord, oggi ci troviamo a dover sopportare e a volte vergognarci delle intemperanze leghiste, sia in Italia che nel resto d'Europa. Dall'ormai famoso slogan di Roma ladrona, al vilipendio del tricolore, alla maglietta con una vignetta anti-Islam indossata e mostrata in TV dal ministro Calderoli, camicie verdi, ripercorre la storia del movimento attraverso gli spot politici, le iniziative legislative e i provvedimenti sul piano pratico. Traccia una linea del partito dei suoi toni populisti vincenti, che hanno pesantemente criticato l'unità d'Europa, la Costituzione italiana o attaccato violentemente il meridione ed immigrati. Un libro che documenta, battuta dopo battuta, l'avanzata e l'identikit dei colonnelli verdi, dedicando ad ognuno una sezione personale con gli aforismi che meglio li rappresentano. Ecco, ora vorrei lasciare la parola ad Eleonora e vorrei che iniziasse a raccontarci un po' come è partito questo progetto, questa volontà di scrivere questo documentario praticamente. Ciao a tutti, grazie per essere qua. Mi pare che non ci siano dei leghisti, però stranamente in sala, io speravo tanto che venissero stasera, invece non ci sono neanche stavolta. Allora, prima di iniziare a parlare del libro, io vi invito in qualsiasi momento, quando volete, a alzare la mano, fare interventi, osservazioni, possono essere sicuramente utili a tutti, arricchire quanto potete già trovare descritto nel libro. È nato, devo essere sincera, non è nato perché io avessi il pallino della Lega, ma è nato perché mi è stato commissionato dalla casa editrice. Loro stavano già seguendo quello che scrivevo abitualmente sul mio blog, di Blogosfera, mi occupo di politica, e Blogosfera è un network di blog circa 250, sono blog professionali di informazione, c'è chi si occupa di politica come me nella fattispecie, c'è chi si occupa di economia, spettacoli, eccetera. Sul mio blog spesso avevo parlato della Lega, soprattutto degli scandali della Lega. Sicuramente l'anno scorso con le regionali abbiamo avuto una grandissima concentrazione sul personaggio di Renzo Bossi, per cui la casa editrice, incuriosita anche da quanto avevo scritto, mi ha chiesto questo libro. Per me stilare il sommario da consegnare alla casa editrice per approvare il progetto è stato molto semplice, perché avevo già in testa molto chiari quali erano i tre blocchi di scandali e di contraddizioni della Lega. La prima parte, come la trovate nel libro, riguarda le istituzioni, riguarda Roma ladrona, riguarda l'attacco rispetto ai 150 anni dell'Unità d'Italia. La seconda parte riguarda il federalismo, almeno quanto sappiamo del federalismo, perché pare che non ci sia dato sapere molto in termini concreti, ed è declinato in tre aspetti che sono la scuola, la sanità e le banche, dalle fondazioni bancarie alla Credit Euro Nord, che è una vicenda di cui abbastanza spinosa, di cui poco si è parlato e di cui poco ci si è interessati, ma che rivela una identità della Lega molto forte di volersi appropriare anche delle banche del Nord. Ricordiamo infatti alle scorse regionali l'obiettivo di Bossi era: prenderemo le banche del Nord, cioè questa è una dichiarazione che tuttora potete ritrovare. La terza parte invece riguarda le contraddizioni su quelle che io ho chiamato minoranze, con una semplificazione, perché riguardano gli immigrati, i cattolici, le donne, i comunisti e i bambini, ovvero tutte quelle categorie, se possiamo così definirle, che in qualche modo sono state attaccate, aggredite da dei provvedimenti della Lega,
Molti provvedimenti sono poi stati bocciati in sede della Corte Costituzionale, per cui ritenuti incostituzionali. In ogni caso queste proposte sono state fatte e sono piuttosto preoccupanti. Io non condivido l'ottica secondo cui stiamo andando verso una deriva nazista. Cerco di non vederla in questi termini, anche perché, come spiegavo prima a chi mi ha invitato questa sera, non ho vissuto il periodo fascista, non ho vissuto il periodo nazista, per cui vivo in un paese democratico e credo che la pluralità delle opinioni sia fondamentale, però bisogna stare anche molto attenti ai segni che riceviamo. La Lega in effetti ci dà parecchio da pensare, soprattutto nella vostra zona, in cui la densità leghista è parecchio alta ed è diverso rispetto alla mia regione, che è l'Emilia Romagna, dove siamo tradizionalmente una regione rossa, in cui però alle scorse regionali abbiamo visto un aumento sensibile dei voti verso la Lega, tant'è che il comune, questo ci deve far riflettere, il comune che ha ricevuto più voti in assoluto della Lega è il comune di Bentola, in provincia di Piacenza, che è il paese natale di Bersani. Per cui, insomma, va bene che la Lega sicuramente fa dei provvedimenti che sono, a giudizio della maggior parte delle persone che si trovano qui, credo impopolari e anticostituzionali, ma allo stesso tempo dobbiamo anche cercare di capire il fenomeno Lega facendolo interagire con le mancanze del Partito Democratico, perché di fatto nella mia regione l'ascesa è stata proprio dovuta a una carenza sul territorio, a una mancanza di attenzione nei confronti degli elettori. Per cui questo, diciamo che è l'impianto, sostanzialmente l'impianto del mio libro. Nella prima parte, visto che parliamo di tempi in cui ci sono parecchi scontri anche a livello istituzionale tra Lega di lotta, Lega di governo, stiamo assistendo al grande scontro della Lega che si sta giocando anche la credibilità di tanti suoi elettori in questo periodo a causa dell'attacco in Libia. Ho avuto modo di controllare di persona, perché per il fatto dovevo appunto sviluppare anche questi argomenti relativi ai social media, delle reazioni dell'elettorato, quindi della Lega di lotta, rispetto a quanto deciso da Maroni, per esempio, e c'è uno scollamento che è notevole, perché tanti stanno decidendo di stracciare la tessera perché non si sentono più garantiti contro gli immigrati, tanti stanno dimostrando che probabilmente Maroni o i ministri leghisti non stanno portando avanti le istanze del popolo leghista, e si domandano anche perché. Perché ce lo domandiamo tuttora anche noi. E c'è un elemento nel mio libro che non ho potuto scrivere perché per problemi di tipo legale, che riguarda proprio cos'è la ragione che lega così visceralmente Bossi e Berlusconi. Avevo intervistato questa giornalista che ha rilasciato più dichiarazioni nel corso degli anni riguardo questo patto segreto tra Lega e Berlusconi, però purtroppo non ho potuto scriverlo, ma io lo dico sempre alle presentazioni perché vi do tutti i riferimenti poi per recuperare il materiale. Perché la Lega e Berlusconi sono questo binomio indissolubile nonostante siano in disaccordo, come stiamo vedendo sulla Libia, su altri temi che riguardano l'immigrazione? Pare che tra i due partiti sia stato stipulato un patto nel 2000, di cui parla Rosanna Sapori, che è una giornalista della vostra regione, che attualmente si è ritirata dalla professione e ha aperto una tabaccheria a Zanica in provincia di Bergamo. Parla appunto di questo patto con la Lega, secondo cui Berlusconi darebbe mensilmente a Bossi e al suo partito un assegno, diciamo, affinché l'alleanza si mantenga indistruttibile negli anni a venire. Questa intervista la potete recuperare su YouTube scrivendo Rosanna Sapori e Piero Ricca, che è un giornalista di Milano che ha questo sito, si chiama Qui Milano Libera, in cui lei parla apertamente di questo patto che è stato siglato tra i due. Come fa a saperlo? Perché lei è stata una giornalista di Radio Padania Libera dal 2000 al 2004, anno in cui Bossi ha avuto il malore e il suo contratto, da allora il suo contratto non è più stato rinnovato.
Lei parla chiaramente di questo accordo con la Lega, che è arrivato anche in un momento importante e molto strumentale per il successo della coalizione di centrodestra, cioè stiamo parlando delle politiche del 2001. Cosa succedeva nel 2001? Succedeva che la Lega era coperta dai debiti, erano già state confiscate le rotative di Via Bellerio, comunque del quotidiano La Padania, e certamente il partito non versava in buone condizioni economiche. A maggior ragione era un periodo in cui il partito doveva fronteggiare anche tante delle querele che Berlusconi aveva fatto nei confronti di Umberto Bossi e del quotidiano La Padania, perché non so se vi ricordate, ma La Padania usciva con i titoli Berlusconi mafioso, fuori dalle palle, i mafiosi, lui ha avuto legami con Dell'Utri, molto chiari, eccetera. Noi vediamo che dal 2001 questi titoli non escono più sulla Padania, misteriosamente. Vengono ritirate le querele, il giornale continua a essere stampato e di conseguenza ci si domanda cosa sia successo esattamente in quell'anno. Un altro momento fondamentale dell'alleanza tra PDL e Lega è stato quello della banca Credeuro Nord, del tentato salvataggio della Credeuro Nord, che è una vicenda decisamente spinosa e soprattutto, parliamoci chiaro, quando queste vicende escono sui giornali è difficile che il lettore dica ah, che bello, è un pezzo di finanza della banca della Lega, leggiamocela, approfondiamo. Sono argomenti difficili su cui generalmente si soffassene, comunque non sono certamente quelli che catalizzano l'attenzione dei lettori. Però nel momento in cui la banca che voleva essere la banca padana, cioè la Credeuro Nord, che è nata ufficialmente nel 2000, era aperto uno sportello anche a Treviso, i tre sportelli che aveva, la banca versa in condizioni economiche pessime sin dall'inizio, perché chi la gestiva a livello economico-finanziario erano dei politici e di conseguenza non erano esattamente le persone più adatte per gestire un istituto di credito. Dopo appena un anno i debiti sono altissimi e la sostenibilità della banca a livello di funzionamento è pari a zero. Quindi il partito chiede un aiuto, perché non volevano lasciare la Credeuro Nord, non volevano mollare la banca, che era un progetto molto ambizioso e che fra l'altro di cui parleremo, anche perché adesso non esiste più la Credeuro Nord, però esistono due regioni che sono del nord, Veneto e Piemonte, che sono in mano a due governatori della Lega. Vedremo perché è così importante avere due governatori in queste due banche, in queste due regioni. In ogni caso, tentato salvataggio nel 2005 attraverso l'intercessione di Antonio Fazio, l'ultimo governatore a vita della Banca d'Italia, e Gian Piero Fiorani, amministratore delegato della Popolare di Lodi. Era l'ultima spiaggia, sostanzialmente era l'ultima ancora di salvataggio affinché la Credeuro Nord si potesse salvare. Però non c'erano neanche dei rapporti proprio eccellenti tra la Lega e Antonio Fazio, perché era ritenuto il responsabile anche della sconfitta dei risparmiatori sui casi Cirio e Parmalat. Dall'altra parte però era anche un grande sostenitore dell'italianità delle banche, tant'è che aveva favorito Fiorani per la scalata di Antonveneta contro la banca olandese ABN AMRO. Di conseguenza, nonostante Maroni avesse fatto dichiarazioni al vetriolo come i suoi compagni di partito su Antonio Fazio, nel momento in cui l'unica opportunità diventa il salvataggio con l'aiuto del governatore della Banca d'Italia e Gian Piero Fiorani, allora tentano appunto di salvare la banca. L'accordo doveva entrare in vigore il 31 dicembre del 2005, ma il 16 Fiorani è stato arrestato, per cui questo accordo salta, da lì iniziano i processi appunto anche per restituire il denaro dei risparmiatori, ma gli risparmiatori al momento non hanno ancora ricevuto quanto a loro spettava, sono stati in parte rimborsati e in parte no. Ho saputo di testimonianze anche da parte di giornalisti di Radio Padania e della Padania, di lettere che arrivavano in sede, per cui alla sede della radio e del giornale, di risparmiatori che
erano davvero stupiti perché dicevano: ma come è possibile, noi ci siamo fidati di Bossi, andavamo ai comizi, c'era anche il foglio per sottoscrivere, tu Padano lasciaci la tua quota per la nuova Banca del Nord, e invece siamo stati traditi. Ecco, questa questione del tradimento della Lega io credo che sia un punto cruciale oggi, perché sta emergendo in tutta la sua forza. Vi ho portato stasera un volantino di un'associazione che mi aveva invitato a Parma a presentare il libro un mese fa. È un'associazione di sinistra abbastanza radicale, però è questo, cioè la bufala padana. E in effetti secondo me questo è il punto, e questo è il punto, e io sto notando anche negli ultimi mesi una certa sensibilità da parte degli elettori leghisti nel condannare, nel mettere la Lega di fronte alle proprie incoerenze, che credo sia il punto più difficile, perché i leghisti, che quelli che ho conosciuto anche a Pontida quando sono stata l'anno scorso per scrivere l'appendice del mio libro e conoscerli più da vicino, hanno una fiducia generalmente smisurata nei confronti di chi li rappresenta all'interno del partito, sia da parte dei ministri sia da parte degli amministratori locali, e soprattutto hanno la forza di avere un leader da quando è nato il partito, cioè Bossi, nonostante sia una persona che oggettivamente ha dei problemi, sicuramente non è più in forma come nel 2000 o fino al 2004, eppure riesce a catalizzare l'attenzione dei suoi elettori, che faticano anche per questo, anche per la capacità demagogica fondamentalmente del suo leader e di chi lo affianca, di interpretare dei segnali di tradimento che però sono palesi, sono evidenti. Io nel mio libro cerco di parlarne, cerco di portare dati, però vedo che c'è molta, molta fatica a recepirli. Ne parlavo anche prima, mi è capitato di andare a una trasmissione su un canale del digitale terrestre, Lombardia Channel si chiama questo canale, io abito a Milano, per cui ero andata lì, e in questo contesto ero insieme a Igor Jezzi, che è il segretario cittadino della Lega Nord, e insieme a Max Bastoni, che è stato uno dei personaggi più di spicco ai tempi delle camicie verdi, per cui ai tempi del corpo paramilitare nato per difendere Umberto Bossi ai tempi della secessione. Per farvi un esempio, per inquadrarvi il personaggio dal punto di vista politico, lui quando si era candidato alle comunali di Milano nel 2000 aveva fatto questi volantini con scritto Bastoni contro l'immigrazione, e dietro non c'era la sua faccia ma c'era proprio una serie di mazze da baseball, per cui cercava di utilizzare il suo nome, Max Bastoni, con Bastoni contro l'immigrazione, per cui diciamo che si assestava su una posizione leghista non tanto riformista ma piuttosto radicale. Qua sento fascista, io condivido questo termine, anche se preferisco scardinarlo in più componenti per avere una visione meno ideologica e più di studio, di approfondimento, esattamente. Per cui nel corso di questa trasmissione, quando mi trovavo a leggere dati che sono reali, sono concreti, sulla lottizzazione RAI, sui doppi e tripli incarichi degli amministratori locali e dei parlamentari, venivo messa a tacere o con l'epiteto signorina, ma lei cosa sta dicendo? E dico, ho i dati, cioè prova a dirmi che sto dicendo qualcosa di sbagliato, invece no. La loro risposta comunque è sempre sul piano demagogico, e proprio qui sta la difficoltà nel far capire agli elettori che esistono dei dati reali che differiscono dall'immagine del partito, e la comunicazione è incredibilmente difficile. Questo è quello che sto vedendo io sulla mia pelle mentre presento il libro, e questo è anche quello che sento da parte degli amministratori di centrosinistra, che tendono a spiegare problemi complessi in maniera complessa anziché semplificare con due parole di pancia, sostanzialmente. Dicevo, i segnali della bufala padana li stiamo vedendo, sono sotto gli occhi di tutti, credo. Al di là della distinzione tra Lega di lotta e Lega di governo, ovvero delle decisioni che vengono prese a livello istituzionale, a livello dei ministeri, e dalle reazioni invece della base leghista
come vediamo per esempio su Radio Padania, che si spendono gli ascoltatori in improperi nei confronti di Maroni, delle politiche che stanno facendo sul Maghreb, esistono anche altri problemi. Ci sono problemi proprio del sistema che la Lega ha sempre criticato, cioè problemi di meritocrazia, problemi di assegnazione di poltrone, problemi di accaparramento di fondi pubblici, anche per la scuola ad esempio, accaparramento di fondi pubblici, e su questa fantomatica Roma ladrona i leghisti ci sguazzano a pieno, perché sono parte integrante del sistema, perché lottano per avere le proprie poltrone RAI, lottano per avere le proprie trasmissioni. Per cui io sinceramente, al di là dell'impronta demagogica, guardando i fatti, vedo davvero poche distinzioni rispetto tra la Lega e tra il PDL, tra la Lega e tra il Partito Democratico, a livello di sistema, di spartizione, di potere e di poltrone. Purtroppo è sempre molto difficile comunicarlo agli elettori. Io quando sono andata a Pontida l'anno scorso, a giugno, ho passato 2 giorni nel campeggio insieme a questi ragazzi e insieme ai dirigenti locali delle varie sezioni della Lega. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di andare a Pontida, comunque ve lo consiglio perché è un'esperienza molto divertente. Quello che mi ha stupito innanzitutto è che lo stand dell'Emilia, che è ovviamente separato dalla Romagna perché vogliono la successione, era più grande di quello del Veneto, erano tantissimi, cioè modenesi, bolognesi, reggiani. Sono arrivata e ho saluto questo stand e dico: ma voi siete della mia città, come è possibile? Cioè vi siete ingranditi negli ultimi 5 anni, mi sono persa qualcosa. Tra l'altro avevano anche organizzato i gadget, per cui regalavano questo casco vichingo con una maglietta che riproduceva il casco con un bel leghista sotto che la indossava, di tutto a 10 euro, per cui prezzi decisamente popolari, più popolari delle feste in unità dell'epoca, so, per cui sarebbe anche un modello a cui ci potremmo ispirare. Comunque, girando per le bancarelle, parlando con i ragazzi, quello che ho notato, senza voler essere tacciata di ma tu sei radical chic, per cui sai, parli dallo speaker's corner, no? Ti senti in diritto di dire queste cose. Non è così. Io credo che ormai essere istruiti in generale sia essere considerati radical chic, purtroppo. E l'ho visto anche in questi ambienti. Mi è capitato, per esempio, per conoscere meglio questi ragazzi, io volevo capire, per esempio, che libri leggevano, che film guardavano, che musica ascoltavano, cosa facevano nel tempo libero. E la risposta è abbastanza deprimente, perché cosa ascoltano? Musica, il vuoto, veramente il vuoto totale, anche se poi era stato organizzato una specie di sound system dove passavano un po' di tutto, da Van der Stross, che non credo sia contento di essere stato a Pontida virtualmente, fino a Madonna, non so, le canzoni che possiamo ascoltare alla radio. I film mi dicevano che loro guardavano i grandi classici, tipo Via col vento. Io ho detto: ma sono passati un po' di anni, cioè ora non è che dobbiamo per forza guardare i film franco-turco-pakistani, ma neanche i blockbuster americani, però avrete dei gusti vostri, delle preferenze culturali, uscirete la sera. No, sostanzialmente no, quelle cagate americane fanno schifo, non ci andiamo, tutto va bene. I libri, anche questo è un altro tema importante, perché sui libri c'era proprio il deserto, e mi dispiace molto dirlo, perché io ho notato dei ragazzi che avevano anche tanta buona volontà sul territorio, che organizzavano delle attività anche interessanti, diciamo, comunque di coinvolgimento della cittadinanza, però dal punto di vista culturale c'era una carenza veramente importante. Poi ovviamente a Pontida succedono degli episodi che ti fanno capire anche quale sia la doppia faccia della Lega, e mi spiego. La Lega la sentiamo parlare sempre di federalismo, no? È dal 2000-2001 casualmente che non la sentiamo più parlare di secessione con i toni degli inizi, e questo collegate alla data 2000-2001 con l'accordo di cui parla Rosanna Sacori su YouTube, appunto nell'intervista che vi dicevo prima. Di conseguenza vedete questa doppia faccia.